Identità, ovvero tutta quella serie di caratteristiche che ci rendono unici in un contesto sociale. Possiamo anche benissimo dire tutte quelle storie che rendano il nostro racconto unico. Ma è possibile perdere l'identità? Il manicomio di Cogoleto mi ha insegnato una fortissima storia proprio sull'identità, sulla perdita dell'identità. La prima volta che sono entrato in contatto con le identità perdute del manicomio di Cogoleto è stato nel 2007, quando per la prima volta ho fotografato quella struttura e mi hanno accompagnato dentro un padiglione dove praticamente facevano spogliare i pazienti dei loro abiti civili per indossare le divise dell'istituto. È un po' come dire che loro si spogliavano della loro identità di persona per diventare patologia. Ed è stato proprio in questo padiglione che ho scattato la foto che sto per mostrarti. Il cappotto rosso, che puoi vedere, è il soggetto indiscusso di questa storia, perché anche con i colori riesce a raccontare il ruolo dell'identità. Perché fra i colori spenti e desaturati del manicomio, il colore rosso e deciso del cappotto grida, contrastando con lo sfondo. È come se si lamentasse, se richiedesse la propria identità indietro. Inutile dire che rimasi senza fiato la prima volta che lo vidi. Proprio vicino a quella stanza dove era appeso il cappotto c'erano dei faldoni, dei sacchi dove praticamente venivano messi i vestiti sempre dei pazienti che entravano. Questo atto di lasciare i vestiti in un sacco per diventare appunto omologato nell'abbigliamento e poi anche nel contesto sociale del manicomio mi ha colpito molto perché dentro quei faldoni, dentro quei sacchi, probabilmente c'era l'unica cosa che determinava l'identità di quella persona. Beh, è una cosa che mi ha colpito molto, questa del dover sradicare l'individuo per diventare un soggetto omologato nel contesto ospedaliero. Mi ha affascinato tanto da chiedere informazioni a uno psichiatra, a mio amico psichiatra Enrico Marchi, psichiatra molto importante perché ha chiuso il manicomio di Lucca, e spesso nelle nostre chiacchiere veniva sempre fuori il discorso dell'identità perduta, della rimozione dell'identità. E allora non ho fatto altro che chiedergli il perché, chiedere un consiglio, come mai c'era questo atteggiamento nel rimuovere l'identità delle persone. Mi faceva notare il mio amico psichiatra come il termine psichiatra prima era alienista e il termine paziente era alienato, quindi lontano da sé e da tutto. E mi ha fatto notare proprio nel corso storico come questi grandi assembramenti ospedalieri tendenzialmente rimuovevano l'identità delle persone per gestione, per controllo. Perché se noi riusciamo a rimuovere l'identità di una persona, l'annichiliamo, la personalità svanisce, diventiamo influenzabili e di conseguenza controllati. Molto bella la frase che mi ha detto è che quando si perde l'identità, noi perdiamo il passato, ma allo stesso tempo perdiamo anche il futuro. Ma la cosa orribile è che la perdita dell'identità non finisce durante la degenza, continua, va avanti, anche dopo la morte. Questa foto che ti sto mostrando fa parte dell'immenso lavoro del presepe del manicomio di Cogoleto ed è raffigurato un cimitero. Questa scena ci fa capire perfettamente come la perdita di identità continui anche dopo la morte, perché sulla parte sinistra abbiamo il cimitero dedicato alle persone normali, composto da croci e lapidi con il nome, mentre sulla destra abbiamo il cimitero dedicato a pazienti del manicomio, che non hanno lapidi e non hanno nome, soltanto una croce. Voglio concludere questo video con una lettura della mia pubblicazione Anime di Cartapesta, non in modo autoreferenziale, ma perché c'è un bellissimo racconto proprio dedicato al cimitero del manicomio di Cogoleto. Non erano liberi neanche da morti. Se i pazienti vedevano la bara girare per il manicomio, potevano essere presi dal panico.
Venivi seppellito nel cimitero vicino, accanto a quello dei normali. Ma non potevi passare dal cancello principale. Spesso quello lo varcavi soltanto per entrare. Non potevi uscire di là, neanche da morto. Ergastolo manicomiale. Siamo intrappolati dalla paura nella paura, senza via d'uscita.